Massimo Bitonci, un congresso davvero bello, un bel successo. Va, un gran congresso, dopo importanti interventi. Io penso che sia stata anche geniale l'idea di far venire anche i rappresentanti esteri, che insomma hanno illuminato anche la platea e hanno anticipato l'intervento di Salvini, di Maroni e degli altri. Devo dire, un intervento molto ampio e molto profondo quello di Salvini, è un bellissimo congresso con tantissimi militanti, un gran successo per questo nuovo corso della Lega. Si è parlato anche di indipendenza e di disobbedienza, allora sarà un percorso difficile? Ma è un percorso importante. In realtà i nostri sindaci hanno sempre fatto disobbedienza con le proprie ordinanze, con il proprio modo anche di operare nel territorio a favore dei cittadini. La linea è importante, è una linea da portare avanti. Ho sentito con piacere parlare in maniera proprio concreta di referendum, anche di indipendenza dal Veneto. Può essere quell'inizio di quel percorso che porta all'indipendenza di tutta la Padania. Un altro dei temi toccati è quello di una Lega unita che finalmente smette di parlare fuori dalle sedi, parli, discuta nelle sedi, ma poi per il resto sia compatta. Ma anche qua un intervento importante di Matteo Salvini, perché ha parlato non tanto di partito, di comunità. In effetti, quando si fanno le battaglie bisogna essere uniti, bisogna pensarla a tutti nello stesso modo, ma soprattutto supportarsi, perché abbiamo contro tutti, abbiamo contro i media, abbiamo contro l'intero sistema. Dobbiamo per forza stare uniti per arrivare al risultato, che è quello dell'indipendenza del nostro popolo. Ed è una bella risposta per quelli che vi dicono la Lega è morta, questa folla dimostra che non è così. Ma noi lo sapevamo, perché il movimento può avere delle difficoltà, però le idee della Lega, l'idea di indipendenza, di libertà non moriranno mai. Molte grazie.